Dopo la morte di Gatsby, l'Est divenne per me una persecuzione di questo genere, alterato più di quanto i miei occhi avessero la possibilità di rettificarlo. Così, quando il fumo azzurro delle foglie fragili invase l'aria e il vento smosse la biancheria bagnata, rigida sulla corda, decisi di ritornare a casa. Prima di partire mi restava da fare una cosa imbarazzante, spiacevole, che forse sarebbe stato meglio non fare. Ma volevo lasciare tutto in ordine e non dovermi fidare che il mare cortese e indifferente spazzasse via le mie scorie. Andai da Jordan Becker e parlai a lungo di ciò che ci era successo e di ciò che dopo era successo a me. Lei rimase ad ascoltarmi, immobile in una poltrona. Era vestita da golf e ricordo di aver pensato che sembrava una bella fotografia, col mento sollevato e vivace, i capelli color foglia d'autunno, il viso dello stesso bruno del guanto senza dita appoggiato sulle ginocchia. Quando finii di raccontare, mi disse senza complimenti che era fidanzata con un altro. Non le credetti, per quanto fossero molti gli uomini che l'avrebbero sposata solo chi avesse fatto un cenno del capo, ma finsi di essere sorpreso. Per un momento mi chiesi se non stavo facendo uno sbaglio, poi ripensai in fretta a ogni cosa e mi alzai per salutarla. «Però sei stato tu a liquidarmi», disse improvvisamente Jordan. «Mi hai liquidata per telefono». «Ora non mi importa più un accidente di te, ma è stata un'esperienza insolita e per un po' ci sono rimasta male». Ci stringemmo la mano. «Oh, e ricordi», soggiunse, «la conversazione che abbiamo fatta una volta a proposito di guidare la macchina?» «Beh, non proprio. Hai detto che chi guida male è a posto soltanto finché non incontri qualcun altro che guidi male». «Beh, ho incontrato un altro che guida male, vero? Voglio dire che è colpa mia se non ho capito niente. Credevo che tu fossi una persona piuttosto onesta, leale. Credevo che questo fosse il tuo orgoglio segreto». «Ho 30 anni», dissi. «Ho 5 anni di troppo per mentire a me stesso e chiamarlo onore». Non rispose. Molto in collera, mezzo innamorato di lei ed enormemente seccato, me ne andai. Un pomeriggio, verso la fine di ottobre, vidi Tom Buchanan. Camminava davanti a me, nella Quinta Avenue, con quel suo fare vigile e aggressivo, tenendo le mani leggermente spostate dal corpo come per difendersi da qualsiasi contatto. Il capo si girava brusco di qua e di là, adattandosi agli occhi irrequieti. Proprio mentre rallentavo per evitare di raggiungerlo, si fermò e incominciò a scrutare la vetrina di un gioielliere. D'un tratto mi vide e mi venne incontro, tenendomi la mano. «Che cosa è successo, Nick? Non vuoi più stringermi la mano?» «Già, sai benissimo quello che penso di te». «Sei pazzo, Nick», disse lui in fretta, «completamente pazzo. Non so che cosa ti sia capitato». «Tom», chiesi, «che cosa hai detto a Wilson quel pomeriggio?» Mi fissò senza dire una parola ed io capii che non mi ero sbagliato sull'impiego di quelle ore di Wilson rimaste senza spiegazione. Stavo per voltarmi e andarmene, ma Tom mi raggiunse e mi prese per il braccio. «Gli ho detto la verità», disse. «È arrivato sulla porta mentre stavamo per partire e quando gli ho fatto dire che non c'eravamo ha cercato di salire con la forza. Era abbastanza pazzo da uccidermi se non gli dicevo a chi apparteneva quella macchina». Per tutto il tempo che rimase in casa, tenne la mano su una rivoltella che aveva in tasca. Poi esplose con sfida. «E anche se gliel'hai detto, quell'individuo ha avuto quel che si meritava. Ha buttato polvere negli occhi a te, come ha fatto con Daisy. Ma era un violento. Ha investito Myrtle, come si potrebbe investire un cane che non ha neanche fermato la macchina». Non c'era nulla che potessi dire, tranne l'unico fatto che non si poteva dire, cioè che non era vero. «E se credi che non abbia avuto neanch'io la mia parte di dolore?» «Guarda, quando sono andato a disfarmi di quell'appartamento e ho visto quella maledetta scatola di biscotti per cani appoggiata là sul tavolo, mi sono seduto e ho pianto come un bambino. Per Dio, è stato terribile. Non riuscivo a perdonargli e neanche a trovarlo simpatico.
ma capii che dal suo punto di vista ciò che aveva fatto era pienamente giustificato. Era stato tutto molto confuso e pasticciato. Erano gente sbandata, Tom e Daisy. Sfracellavano cose e persone e poi si ritiravano nel loro denaro o nella loro ampia sbadataggine, o in ciò che comunque li teneva uniti, e lasciavano che altri mettessero a posto il pasticcio che avevano fatto. Gli strinsi la mano. Mi sembrava sciocco non farlo, perché improvvisamente mi parve di parlare a un bambino. Lui entrò dal gioielliere a comprare una collana di perle, o forse soltanto un paio di gemelli, libero per sempre della mia provinciale pedanteria. Quando partì, la casa di Gatsby era ancora vuota, l'erba del suo prato cresciuta come quella del mio. Uno chauffeur di tassì nel villaggio non passava mai davanti al cancello d'ingresso senza fermarsi un attimo a indicarlo. Forse era stato lui a condurre Daisy e Gatsby ai tag la sera dell'incidente, e forse aveva inventato una sua storia personale. Non volevo udirla e lo evitai quando andai a prendere il treno. Passai a New York i miei sabato sera, perché quei suoi ricevimenti sfavillanti, abbaglianti, erano rimasti così vivi in me che udivo ancora la musica e le risate lievi e incessanti che giungevano dal suo giardino e le automobili che continuavano a percorrere il suo viale. Una sera udii un'automobile vera e vidi i fari fermarsi ai gradini d'ingresso. Non andai a informarmi. Probabilmente era un ultimo ospite che arrivava dall'altra estremità della terra e non sapeva che la festa era finita. L'ultima sera, col baule già chiuso e la macchina già venduta al droghiere, uscii a rivedere per l'ultima volta quell'enorme e incoerente tentativo fallito di casa. Sui gradini bianchi una parola oscena, carabocchiata con un pezzo di mattone da qualche ragazzino, risaltava chiara sotto la luce della luna. La cancellai, raschiando la pietra con la scarpa. Poi scesi lentamente sulla spiaggia e mi distesi sulla sabbia. Quasi tutte le grandi ville costiere ormai erano chiuse e le luci erano rare se si toglieva il chiarore di un ferry boat la cui ombra si spostava attraverso lo stretto. E mentre la luna si levava più alta, le case caduche cominciarono a fondersi, finché lentamente divenni consapevole dell'antica isola che una volta fiorì per gli occhi dei marinai olandesi. Un seno fresco, verde, del nuovo mondo. Gli alberi scomparsi, gli alberi che avevano ceduto il posto alla casa di Gatsby, avevano una volta incoraggiato bisbigliando il più immane dei sogni umani. Per un attimo fuggevole e incantato, l'uomo deve aver trattenuto il respiro di fronte a questo continente, costretto ad una contemplazione estetica, da lui non capita né desiderata, mentre affrontava, per l'ultima volta nella storia, qualcosa di adeguato alla sua possibilità di meraviglia. Mentre meditavo sull'antico mondo sconosciuto, pensai allo stupore di Gatsby la prima volta che individuò la luce verde all'estremità del molo di Daisy. Aveva fatto molta strada per giungere a questo prato azzurro, e il suo sogno doveva essergli sembrato così vicino da non poter fuggire mai più. Non sapeva che il sogno era già alle sue spalle, in quel vasto buio dietro la città, dove i campi oscuri della Repubblica si stendevano nella notte. Gatsby credeva nella luce verde, il futuro orgiastico che anno per anno indietreggia davanti a noi. C'è sfuggito allora, ma non importa. Andremo più in fretta domani. Allungheremo ancora di più le braccia. È una bella mattina. Così continuiamo a remare. Barche controcorrente. Risospinti, senza posa, nel passato.